Dobbiamo fare anche questa missione. Mi hanno riferito... Ah, tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è... Riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Altra missione secondaria. Sfide, sono tutte sfide. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere e stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo impedire che le bombe esplodano. La bomba fa boom. Ancora una. Poteva andare meglio. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista e ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Ok, andiamo a fare questa missione. Fai stretching prima di... che so. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Allora, cosa dobbiamo fare? Delaney indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Sono tutti in costume. Bravissimi. Finalmente qualcuno che si Ehi, guardateci! Siamo gemelli! Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo. Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man. Sei mio. Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana. Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Allora, vediamo un po'. Cocò! Cocò! Sì, mangiate, piccoli miei! Voglio sentirvi gridare! Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. Non posso usare la ragnatela. Come ci arrivo? Voglio sentirvi gridare! Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì. La lucertola col camice. Qui,
Ok. Ehi, c'è Spider-Boy. Sono la tua nemesi. Dobbiamo combattere. Magari più tardi. Qual è il problema, codardo? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi, più avanti! Distruggi la Spider-Man! Ma che diavolo? Oh, maledizione! Porca miseria. L'hanno preso. Porca miseria. State calmi. Ditemi solo cosa volete. È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween! Ok. Creiamo un po' d'atmosfera. Ok, non dovrebbe esserci di più. Dove hanno portato Delaney? Ho telefonato da lunedì, mi mandano un'email. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì! Forse la festa continua. Il nome... Dottor Morgan Michaels.
Ok, questo è andato poco. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Allora, dove sarà mica? Ma che... Non devo ferirsi a vicenda. Ti riprenderai presto! Credimi, è per il tuo bene. Ecco, ci mancava anche questo. No, di nuovo lui. Cosa gli ha fatto Martin? Scusi tanto! Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Ok, vediamo un po'. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Vediamo un po'. Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cosa è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, chiariti forte. Qualche anno fa Osborn ha chiesto al Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio per il respiro del diavolo. Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborn ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborn. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborn. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Ok. Ci vediamo poi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.